Ma buon salve a tutti! Ultimamente non si fa altro che parlare dell'arresto di Matteo Messina Denaro, che è un grande mafioso. Non vi sto a spiegare chi è perché non è il video adatto questo. Siamo qui per reagire ai meme del web sull'arresto di Matteo Messina Denaro, ovviamente. E prima di iniziare, io vi ricordo di lasciare un bellissimo like, qualora non l'aveste fatto, di seguirmi su tutti i social perché vi lascio il tag. E se volete anche iscrivervi a questo bellissimo canale, non fa mai male ed è gratis. Detto ciò, direi di iniziare col primo memino. Arrestato Matteo Messina Denaro. In realtà è Lello! Sono ubriacato. Abbiamo scoperto chi era per tutti questi anni Matteo Messina Denaro. Era Lello. Grande, grande. L'abbiamo sgamato, l'abbiamo preso. Prima o poi andava preso dopo 30 anni di latitanza. Ce l'abbiamo fatta il buon Lello. Era sotto gli occhi di tutti noi fino ad oggi e non sapevamo che era lui. Il grande mafioso, grande, oddio, oddio, con questa faccia. Vabbè, non sapevamo chi fosse. Lui era un tipo riservato, si nascondeva. Cheat, si nascondeva. Faceva i selfie in ospedale con i medici. Grande! E lui si voleva far prendere da un sacco di tempo. Ormai diceva: mi sono rotto le palle in questi 30 anni a non fare un cazzo. Quando lo conosci, quando ci vai a convivere, che poi quella faccia mi ricorda un'altra persona che ormai è morta. Grande. Quindi è meglio che non lo nomino, se no sarebbe un insulto a quella persona. Oh, in realtà Matteo Messina Denaro è stato anche in TV, per chi non lo sapesse. Ha giocato ai soliti ignoti. Cioè, poteva essere colui che salutava sempre. Colleziona sneakers. È campione di nascondino. Alla polizza salute gli serve una tutela legale. Perfetto. Non è che è un mafioso, non è che è una persona che ha fatto tante cose brutte, no. È campione di nascondino. Certo, perché per 30 anni nessuno l'ha mai preso, nessuno l'ha mai catturato. Hanno trovato questo momento in cui lui si stava curando per andarlo a prendere. Ormai è arrivato al limite. Lo Stato italiano funziona benissimo, a quanto pare. Matteo Messina Denaro viene arrestato. Roberto Saviano si va in scena. È vero, è vero. Sono sicuro che citerà il suo podcast. Ascolta Maxi, il processo che ha sconfitto la mafia. Grande Roberto, grande. Cosa ha fatto lui in questo periodo mentre catturavano il grande Matteo Messina Denaro? Cosa ha fatto lui? Sponsorizzava il suo podcast sul web di come ha sconfitto la mafia, della storia che ha sconfitto la mafia. Tutto qua. Non penso abbia dato chissà che aiuto, a quanto pare. Ma ok, grande, grande Roberto. Oh, abbiamo una notizia dagli anime, attenzione. Arrestato Matteo Messina Denaro. Da 30 anni si nascondeva sotto la maschera del noto re dei cecchini. So Jackin. Questo è bello, questo è bello. In realtà non c'era Aesop dietro, c'era Matteo Messina Denaro. Nessuno l'avrebbe mai detto quando arrestano un boss e ci fai 5 libri, 2 serie e 3 film a Farnute e Chiover. Grande Roberto, si va in scena, si va in scena. Bene, vi devo dare una brutta notizia, regà, ve lo devo dire, in tutti questi anni l'abbiamo avuto sotto gli occhi. Tutti questi 30 anni ce l'avevamo in TV, sul web, e addirittura Omiatol ci ha fatto una live. Non a caso il grande social media manager ci lavorava gratis per lui. Ebbene sì, Matteo Messina Denaro in realtà era Cecchi Paone. Attenzione, attenzione. Come Cecchi Paone? Come Cecchi Sta lasciando Paone? prima Aspetta, come Cecchi Paone?